Ciao ragazze, buongiorno. Allora, oggi primo tutorial in collaborazione con il sito Elbiz. E come vedete dai materiali sul tappetino, questo è un tutorial per Linoso. Allora, voglio utilizzare questi quadrati. Questo è il codice. All'interno della confezione troviamo 50 pezzi, quindi 50 quadrati da poter lavorare come vogliamo. E questi sono nella misura 12x12 mm, quindi per ogni orecchino ci serve un quadratino. Poi ci servono 6 Arcos, poi ci servono le Rokail. Queste sono tutte Rokail Toho e praticamente partiamo dalle più grandi che sono le 80, Permanent Finish Galvanized Rose Gold. Mi preparo un po' di queste. Poi ci servono le 110. E queste sono le bronze, quindi preparo anche qualche, ok. Poi ci servono anche le 150, sempre Permanent Finish Galvanized Rose Gold, ok. Poi filo Fireline, eccolo qui, 0,15. Poi un anellino e una monachella, queste sono le monachelle in acciaio dorato. Oppure vi faccio vedere questi perni, ragazze, che sono veramente molto belli. Questo è il codice, sono 4 pezzi all'interno della bustina e sono questi qui che ora vi faccio vedere bene. Sono a forma di fiorellino e sono veramente ben fatti. Ecco qua. Quindi questi sono gli altri perni che insomma vi voglio far vedere. Dietro c'è l'anellino, come vedete, e quindi insomma possiamo scegliere se una classica monachella oppure un paio di perni molto più lavorati. Solo che questi sono in acciaio 316 e questi sono in non mi ricordo se in lega o in ottone, ragazze. Comunque vi lascio il link nell'info box insieme al link di questi meravigliosi quadrati e le monachelle e che altro, ragazze? E niente, va bene. Poi ci servono perle, queste qui sono occhi, perle occhio di gatto, cattleya. E sono nella misura, aspettate che vi dico subito, questa è la misura di queste perle e non fate caso che mi si è rotto, poverino, insomma. Ok, comunque questa è la misura delle perle occhio di gatto, quindi una perla da 6 mm va bene. Poi cosa ci occorre? Ragazzi, niente, basta, vi ho detto tutto, quindi iniziamo con la lavorazione di questo orecchino. Ah no, non vi ho fatto vedere l'orecchino, ragazze. Scusate. Allora, l'orecchino che andremo a realizzare è questo qui. Questo è un modulo che ho fatto tanti anni fa, 3 anni fa, una cosa del genere, però non vi ho fatto mai il tutorial. Infatti ho anche le foto salvate di quando le ho fatte 3 anni fa. E quindi adesso mi faccio il tutorial, anche perché ho tanti moduli vecchi che ho fatto veramente nel 2016, magari non vi ho fatto il tutorial, nel 2017 non vi ho fatto, cioè ho tantissimi veramente moduli da proporvi, quindi da farvi il tutorial. Io l'ho montato come orecchino, però possiamo utilizzarlo come ciondolino, possiamo realizzarci dei bracciali come al solito, insomma possiamo utilizzarlo come distanziatore in una collana e niente, quindi partiamo con la realizzazione di questo modulino. Eccomi qua, ragazze. Dobbiamo inserire sul filo questa sequenza di perline, quindi 280, 110, e dobbiamo ripetere questa sequenza per altre 5 volte, per un totale di 6. Quindi 680 alternate a 6 rokai 110. Poi portiamo il tutto alla fine del filo e rientriamo in tutte le nostre perline per andare a chiudere a cerchio. In questo modo, ora io chiudo anche con un paio di nodini e poi faccio anche un paio di giri a vuoto tra tutte le mie rokai. Quindi faccio prima i miei due nodini in questo modo
poi vado a ripassare con 2 giri vuoto le mie perline appena inserite. Quindi facciamo anche questo passaggio e ci vediamo tra poco per andare avanti con il tutorial. Ecco qua, fatto anche i 2 giri a vuoto, ragazze. Ora dobbiamo inserire 2 rocaille 11-0 sul nostro ago, quindi 2 rocaille 11-0, una rocaille 8-0 e altre 2 rocaille 11-0. E ci inseriamo, quindi sto uscendo come vedete da questa 11-0, mi inserisco nella 11-0 successiva, quindi entro ed esco dalla 11-0 successiva in questo modo. Quindi tiro il filo e vado a posizionare questo archetto. Di nuovo 2 rocaille 11-0, 1-8-0 e 2-11-0 e mi inserisco nella 11-0 successiva e faccio in questo modo fino alla fine del giro. Ok, quindi così. Bene ragazze, ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua, questo è quello che otteniamo. Adesso ragazze, risaliamo e ci portiamo ad uscire dalla rocaille 8-0. Quindi passo le 2-11 e mi porta ad uscire dalla rocaille 8-0 in questo modo. Ok, adesso prendo 3 rocaille 11-0. 3 rocaille 11-0 e mi inserisco nella 8-0 successiva, così e tiro di nuovo 3 rocaille 11-0 e mi inserisco nella 8-0 successiva, così e faccio e ripeto questi passaggi fino alla fine del giro. Sto inserendo le ultime 3 rocaille di questo giro, così, e adesso rientro nel primo archetto e mi porto ad uscire, come vedete, dalla seconda rocaille 11-0. Allora, adesso pulisco anche il mio, do una pulitina al mio quadrato, lo vado a sistemare e tiro leggermente l'incastonatura. Adesso però per chiudere del tutto la mia incastonatura prendo nuovamente 3 rocaille 11-0 in questo modo, 3 rocaille 11-0 e mi inserisco nella seconda rocaille 11-0 dell'archetto successivo in questo modo. Tiro e posiziono, vedete? Lo facciamo ancora una volta insieme e poi proseguiamo da sole. Quindi 3 rocaille 11-0 e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto successivo in questo modo. Ecco qua, metti a fuoco così. E tiriamo il filo piano piano, vedete l'incastonatura si sta chiudendo, quindi ragazze finiamo questo giro e poi dopo andiamo avanti. L'incastonatura l'abbiamo fatta, però dobbiamo fare anche un paio di giri a vuoto proprio per andare a rinforzare le perline che abbiamo inserito nel giro che abbiamo appena finito. Quindi adesso io faccio un paio di giri di rinforzo, dopodiché risalgo e mi porto ad uscire da una rocaille 8-0. Ora che ho fatto i miei 2 giri a vuoto, sono anche risalita, ripassata tra queste rocaille, sono riscesa, insomma, ho lavorato anche un pochino qui lateralmente, mi sono portata ad uscire da una rocaille 8-0. Eccola qui. Ora andiamo a lavorare con le Arcos, quindi mi inserisco nel foro dell'Arcos in questo modo. La porto giù vicino alla mia lavorazione e prendo 5 rocaille 11-0, sempre queste bronzo, quindi allora 4 e 5. Quindi 5 rocaille 11-0 bronze e mi inserisco nel foro
libero della mia Arcos e mi inserisco nella Rocail 8-0 successiva. Tiro e posiziono, vedete, in questo modo. Facciamo ancora insieme. Ci inseriamo nel foro della Arcos, la porto vicino alla lavorazione, prendiamo di nuovo 5 rocaille 11-0, 4 e 5, mi inserisco nel foro libero dell'Arcos e entro nella 8-0 in questo modo, vedete? Quindi ragazzi, finiamo il giro con le Arcos, dopo andiamo avanti con il tutorial. Ecco qui, ho inserito tutte le mie Arcos e tutte le mie Rocail. Adesso facciamo un giro a vuoto tra tutte le nostre Arcos e Rocail appena inserite e poi dopo andiamo avanti con la spiegazione del tutorial. Ho fatto anche il mio giro di rinforzo tra tutte le mie Arcos e tutte le mie Rocail e adesso, come vedete, sto uscendo da questo archetto, quindi dall'ultima Rocail 11-0. Adesso possiamo iniziare a posizionare le perle. Quindi vado a prendere una perla sul nostro ago. Quindi usciamo da questa 11-0, ci inseriamo in questa 11-0 dell'archetto successivo, in questo modo. Passo tutto il mio archetto così e prendo una nuova perla. Quindi adesso dobbiamo inserire solo le perle. Quindi una perla e ci inseriamo nell'archetto successivo e proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro. Sto inserendo l'ultima perla in questo modo, però ragazzi, mi sono portata ad uscire dalla terza rocaille, quindi la rocaille centrale del mio archetto, perché voglio andare subito a creare la solina utilizzando 6 rocaille 15-0. Quindi 6 rocaille 15-0, rientro nella 11-0, vedete così, tiro il filo e si viene a creare la solina. Ora faccio un giro di rinforzo della mia asolina, poi cammino attraverso le mie rocaille e mi porto ad uscire sempre dalla rocaille centrale dell'archetto successivo, perché andremo a realizzare la decorazione intorno alla nostra al nostro modulino. Quindi rinforzo la solina e andiamo avanti insieme. Bene ragazzi, adesso mi sono preparata le 15.0, quindi sempre le Permanent Finish Galvanized Rose Gold, però ho aggiunto anche questa colorazione, quindi sempre le bronze. Allora, cosa dobbiamo fare? Vi faccio vedere subito. Dobbiamo andare a prendere 3 rocaille 15.0, quindi la prima colorazione, quindi 3 rocaille 15.0. E mi inserisco ed esco dalla perla in questo modo. Ok, di nuovo 3 rocaille 15-0 e mi inserisco nella rocaille 11-0, quella che si trova al centro del mio archetto, e tiro le mie rocaille. Vedete, posiziono in questo modo. Di nuovo 3 rocaille 15-0 e mi inserisco nella perla, quindi entro ed esco dalla perla così e faccio questo lavoro fino ad arrivare a questa perla, perché poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare qui e poi proseguiamo. Allora, sto uscendo da questa perla e ho inserito 2 rocaille 15-0 sul mio filo. Adesso entro, come vedete, nella rocaille 11-0 dove sono andata a creare la solina. Quindi entro ed esco da questa rocaille e posiziono le 2 rocaille 15-0. Di nuovo 2 rocaille 15-0.
questo modo e entro ed esco dalla perla. Così. Vedete, ops, metti a fuoco, ok, abbiamo decorato anche questa parte qui e la solina comunque rimane perfettamente al suo posto. Ora finiamo il giro perché mancano ancora le tre rocaille 15-0 della prima colorazione per finire questo giro. Quindi mi inserisco sempre al centro, nella rocaille 15-0 centrale, così. E adesso cosa facciamo? Passo attraverso le mie rocaille 15-0, così, e mi porto a sbucare da queste tre rocaille 15-0, perché al centro voglio andare a posizionare tre rocaille 15-0 della seconda colorazione, quindi queste bronze. Quindi prendiamo 3 rocaille della seconda colorazione in questo modo, mi inserisco nelle 3 rocaille 15-0 della prima colorazione. Aspettate se riesco a prenderle tutte. Ok, così tiro e posiziono. Vedete, in questo modo passo la perla così e adesso passo le 3 rocaille 15-0 della prima colorazione. Aspettate che... Ok, vorrei prenderle tutte e tre. Ok, perfetto. Di nuovo 3 rocaille 15-0 della seconda colorazione. Poi voi scegliete tutti i colori che vi piacciono di più. Quindi 3 rocaille 15-0 della seconda colorazione e mi inserisco nelle 3 rocaille 15-0 successive, tiro e posiziono. Vedete? Poi di nuovo ripasso la perla così, ok, e faccio questo lavoro fino ad arrivare alla fine del giro. Quando ci troviamo, aspettate ragazze, quando ci troviamo qui, poi dobbiamo passare, quindi posizioniamo anche qui le 15, poi passiamo la perla, le 2 15, la rocaille 11 0, le 2 15, la perla, ci portiamo a sbucare da queste 3 rocaille 15 0 per ultimare il giro. Quindi ragazze, super semplice, io finisco di inserire tutte le mie rocaille che mi servono per completare il modulino, poi non faccio altro che montare l'anellino e la monachella e dopo vi faccio vedere l'orecchino terminato, quindi a tra pochissimo. Adesso per tagliare il filo, ragazze, non faccio altro che passare tra tutte le mie rocaille. Magari faccio un giro qui tra le 11, poi risalgo tra le 15, poi riscendo tra le 11. In questo modo blocco per bene il filo e poi lo taglio tranquillamente. Se volete, potete fare magari un paio di nodini e poi camminate ancora tra la lavorazione, quindi vi spostate dal nodino. Oppure camminate così tra tutte le vostre rocaille proprio per bloccare per bene il filo. Quindi adesso cammino ancora tra le mie rocaille, taglio il filo e montiamo l'orecchino. Ecco qua ragazze, quindi questi sono gli orecchini che ho realizzato con questi bellissimi quadrati che ho preso sul sito Elbiz. Sono veramente molto belli e volendo, come vi stavo dicendo all'inizio, possiamo unire i modulini per poter creare magari un bracciale. Vedete, si uniscono qua, poi si uniscono anche le perle e si prosegue con la lavorazione fino ad ottenere un bel bracciale a fascia. Quindi ciondolino, orecchini, bracciale, elemento per collana, poi qui si fanno passare magari i fili e insomma potete realizzare quello che volete con questo modulino.
veramente super semplice, si fa in pochissimi minuti. Ve li faccio vedere la bustina con 50 pezzi di questi quadrati veramente molto belli che trovate in tantissime colorazioni. Infatti la prossima colorazione che voglio prendere è quella rosa, proprio perché l'abbinamento di questo colore a rosa mi sta piacendo tantissimo. Aspettate, vi faccio vedere bene il codice. La misura è 12x12 mm e come vedete comunque gli ovali sono hanno i lati smussati. Quindi si lavorano perfettamente. Questo è il primo tutorial in collaborazione con il sito Elbiz. Nell'info box vi lascio il link del sito Elbiz, i link dei materiali che ho utilizzato, il mio codice sconto. E niente, ragazzi, quindi noi ci vediamo poi con il secondo tutorial in collaborazione con il sito Elbiz. Vi saluto, vi mando mega bacione perlinoso e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao, ragazze!